C'era una volta un contadino fattone, gli piaceva mangiare, dormire, andare sul trattore. Aveva una casa in mezzo alla campagna di una cittadina della Gran Bretagna. Coltivava campi di gran per lo più, ma anche campi di Maria e non parlo di Gesù. Il contadino viveva in armonia finché non arrivò la polizia. Merda, cazzo, cosa faccio? Prendo il fucile e li ammazzo. Ma il contadino purtroppo era in botta, si confuse e beccò una marmotta. I poliziotti riuscirono a catturarlo e dai suoi campi vollero estirparlo. Povero era rimasto senza niente, ma un'idea gli venne per la mente. Fare una bomba per distruggere il municipio, però doveva farlo senza lasciare indizio. Merda, cazzo, come faccio? Chiedo aiuto al mio amico Ignazio. Ignazio gli diede una mano, anche se ci misero un po' perché lui era nano. Posizionarono la bomba sotto l'edificio, fatta di merda, sputo e fuochi d'artificio. Scapparono via gambe levate, le sue piantagioni verranno salvate. Si sedettero sul loro terrazzo, finalmente distruggeranno quel palazzo. Merda, cazzo, ora lo faccio. Schiaccio il bottone, compio il fattaccio. Ma l'esplosione era troppo grande e si propagò per tutte le lande della Gran Bretagna. Non rimase più niente per colpa di quest'atto a dir poco deficiente. Questa è la storia del contadino fattone, a cui piaceva mangiare, dormire, andare sul trattore. Purtroppo di lui non rimase più nulla e quella fattoria sarà per lui un'eterna culla.